troviamo al Brico Day 2023 allo stand del signor Deola Ivano alla Syncro Electronics. Ci parli un po' della sua azienda, in che anno è nata? Buongiorno, l'azienda è nata nel 1977 come distributore di componenti elettronici, in seguito anche come distribuzione di materiale d'antenna e videosorveglianza. Noi abbiamo praticamente passato tutte le evoluzioni per quanto riguarda la tecnologia della televisione, quindi dall'analogico al digitale terrestre ad oggi. Bresyncro è nato nel 2004 con l'esigenza di separare una linea di prodotti per il mercato professionale. Brico Day presentiamo i prodotti a marchio Syncro riguardo la videosorveglianza, l'antennistica e accessori e qualche prodotto anche novità di materiale elettrico. E qual è la formula per mantenere, evolvere e crescere in questo brand? Beh, sicuramente per durare tutti questi anni sul mercato la base di tutto è la qualità nei prodotti e l'aggiornamento dei prodotti in base alle esigenze di mercato. Ci ha raggiunto l'ingegner Stefano Pischiutta, perché appunto abbiamo parlato dell'evoluzione dell'azienda Syncro, no? E quindi avete anche creato un distaccamento, una seconda sede. Sì, diciamo che la business unit genovese, che comunque si occupa anche di antenne, si occupa anche di videosorveglianza, anti-intrusione e controllo accesso. Fondamentalmente noi progettiamo e creiamo proprio anche i prodotti in questa sede. Le persone, diciamo, precise che si occupano di questo sono io e un tecnico commerciale, Fabrizio Tagliafico. Siamo in grado di dare anche assistenza, quindi praticamente anche i nostri prodotti sono comunque garantiti con le certificazioni e tutto il resto. Abbiamo diversi tipi di prodotti, cioè quindi dall'antintrusione, quindi tutta la parte riguardante le centrali di allarme, ed arrivare fino alla videosorveglianza e con l'intelligenza artificiale a bordo e smart working. Quindi nella sede di Genova progettiamo e diamo assistenza a praticamente tutti i nostri installatori da Palermo a Verbania, quindi in tutta Italia.